Per esempio, sì. No, se voi chiudete gli occhi, il potere della radio è questa, che io vi posso far sentire la voce di una persona che per voi è come se fosse qui con noi, perché se esce dal microfono, che ne sapete voi? Quindi apriamo la porta, magicamente, e facciamo entrare Piero Angela. Piero Angela, che noi lo chiamavamo tutti gli anni, no? Ma per noi è ancora qui. Glielo possiamo chiedere anche a lui, no? Dico, Piero Angela, allora intanto ascolti ancora il volo del mattino, certo. Perché soprattutto là in alto so che si sente molto di più che qui in basso, che le frequenze sono alte. Cos'è per te l'amicizia? Ah, l'amicizia è riuscire a stare una persona anche in silenzio, cioè è una persona con la quale è un po' come la moglie, diciamo, dove c'è una complicità, un'affinità di idee, una capacità di comunicazione e di confidenze. Cioè è la persona a cui puoi confidare delle cose intime. Soprattutto è una persona che tu aiuti nei momenti di difficoltà. Ed è una persona che in qualche modo senti far parte di te. E sono pochi gli amici. Solitamente sono proprio quelli o della gioventù, dell'infanzia, quelli che sono cresciuti con te, come in una famiglia.